Oh, incredibile, è per me molto, molto una fonte di orgoglio, veramente, veramente. E anche, specialmente perché è un esempio di un sentimento di orgoglio come un figlio del Sud. Nella scia di altri prestigiosi esponenti italo-americani che hanno offerto un contributo fondamentale alla vita sociale e culturale degli Stati Uniti, l'ex sindaco di New York, Bill de Blasio, ha ricevuto oggi a Palazzo San Giacomo il premio Guido D'Urso, testimonianza del messaggio politico e morale del meridionalista cui è intitolato. Bill de Blasio, delle cui origini campane è sempre stato molto fiero, ha evidenziato l'importanza di preservare per le nuove generazioni l'amore per la cultura italiana e in particolare per quella meridionale. Ultimamente ha anche partecipato con entusiasmo da grande tifoso del Napoli ai festeggiamenti per lo scudetto con la comunità italo-americana di New York. Ho un messaggio molto importante. Forza Napoli! Un messaggio molto chiaro, sì. Dopo questo scudetto tutto è possibile. Veramente, tutto è possibile. Veramente, nel mondo c'è un gran rispetto per Napoli che è cresciuto prima, ma a questo punto più forte. Più forte. Allora, io credo che per i napoletani è importante ricordare questo momento, la importanza, il potere di questo momento è dire, come si dice, it's our time? È il nostro tempo. È il nostro tempo perché è per creare energie, creare un'opportunità avanzare. Veramente, Napoli una delle città più belle del mondo, è ovvio, abbiamo parlato di questo, e con un gran sindaco, siamo molto simpatici, ma veramente voglio dire a tutti i napoletani che questa città è meravigliosa, sì ci sono problemi, ma la bellezza, la creatività, l'energia, la passione, non c'è paragone nel mondo, vero? Vero. Una piccola cosa. Ho bisogno di andare con il funicolare. Non ho fatto prima. Uno dei problemi. Sì, uno dei problemi. No, ma si può andare. Ma questo è come New York anche. Ecco. Noi abbiamo problemi esattamente come Napoli in molti modi. La verità. Ma il vantaggio è la gente. La gente è fortissima. Qua a Napoli, anche a New York. È importante fare il lavoro ogni giorno per la gente, è possibile fare una città migliore sempre. Sindaco Manfredi, allora può candidarsi anche lei adesso a New York? No, adesso per il momento mi accontento di Napoli, quindi perché poi, come abbiamo parlato con Bill lungamente, la sfida di Napoli, secondo Bill, è ancora più complicata di quella di New York. Sì, quindi per me, insomma, significa che l'impegno deve essere ancora maggiore. Però è chiaro che Napoli è una grande città, è una città molto amata del mondo, ne parlavamo prima, anche dopo gli ultimi successi che ha avuto, tutti dal mondo e anche da New York vogliono venire a Napoli, e questo secondo me deve essere un grande motivo di orgoglio per la nostra città, per quello che rappresenta nel mondo e per quello che può rappresentare ancora di più. Quindi grande impegno, grande lavoro. Ascoltare le lamentele di tutti, come si lamentano a New York, si lamentano a Napoli, però farlo con una visione positiva per far crescere Napoli e lasciare una città migliore. D'Urso è stato un grande meridionalista, un uomo che ha visto nel futuro del Mezzogiorno l'idea di riformismo, di crescita, di organizzazione, di buon governo, quindi non di lamentela, ma di una visione del futuro. E che Bill de Blasio venga premiato da questo, in ricordo, in memoria di questo grande meridionalista, è una cosa molto importante, e io sono orgoglioso di condividere con lui questo premio, perché siamo due premiati del premio D'Urso. Mm-hmm.